Questo si poteva fare attraverso la musica, essendo la musica appunto un linguaggio universale, dà la possibilità a tutti di esprimere la propria identità. Abbiamo scelto l'arcobaleno perché ogni colore che loro hanno scelto attraverso le magliette rappresenta un'identità personale e quindi attraverso la musica ognuno si sente realizzato nella propria diversità e questa è la cosa importante. Noi cerchiamo di valorizzare ogni forma di diversità che è insita in ogni essere umano e quindi va valorizzata e quindi è un elemento importante il colore, il ritmo, lo strumento che loro scelgono per poter realizzare veramente questa forma di inclusione sul nostro territorio e quindi dare la possibilità anche ad altre associazioni o comunque altre iniziative di gratificare questi ragazzi attraverso la musica. Grazie. Allora, grazie prof, ma non vada via, vorrei qui accanto a me, non la vedo già più. Andrea Pollicono. Ah, eccola. Buonasera Andrea, tutto bene? Allora, adesso si ha bisogno di te, Agostino, credo? Dobbiamo, sì, prego, lei sa già quello che deve fare?
E io chiedo scusa, devo prendere una cosa. Ecco qua. Insomma, dobbiamo fare tutto. Allora, Andrea, vuoi dare tu questo omaggio a questi ragazzi? Allora, ma... sì, perfetto. Allora, regaliamo queste bacchette perché appunto vogliamo dare l'idea della continuità. L'idea della continuità in un progetto di vita che speriamo, insomma, attraverso la musica possa realizzarsi, insomma, nella vita di questi ragazzi. Allora, ci siamo? Prego, puoi cominciare. Grazie. Sono delle bacchette, Alessandra. Ce ne sono altre due. Una, sì, credo che forse alcune vadano al maestro. Possiamo? Le avete più tutti? E allora magari queste le diamo. Sì. Perfetto, poi insomma le vedete un po' voi. Perfetto. Allora, no, non grazie, può venire un attimo qui? Sì, è una serata intensa. Prego, allora. Questo è per lei da parte dell'associazione. Magari se me lo apre io poi leggo. Ok, allora. Da parte dell'associazione Lotto Volante, che appunto questa sera qui si presenta alla comunità. Questo è per lei, al caro professor Carmelo Ribecco, tutta la stima e la gratitudine per l'impegno e la motivazione sociale profusi a sostegno del progetto Percussioni Arcobaleno. La presidente Katia Lattaluro, a nome dell'associazione Lotto Volante. Grazie, prof. Beato Maggiore. Grazie, buon lavoro a tutti, buon lavoro ragazzi, veramente insomma buona vita e che voi possiate realizzare tutte le cose belle che vi aspettate della vita. Allora, grazie dottoressa anche a lei. Allora, sì, ci possiamo congedare ragazzi, adesso insomma il professore vi aiuta. Facciamo un altro applauso, perché devo... Allora, sì, scendono di qui, come volete voi, perfetto. Allora ci possiamo accomodare ragazzi, grazie. Sì. Prego, Paolo. Sì. Dobbiamo scendere, Francesco, ti chiami tuo amore? Francesco, ti chiami tu? E dobbiamo scendere perché adesso dobbiamo presentare un'altra cosina, ok? Perché appunto l'intento di questa associazione è quello di andare un po' più in là, ma un po' più in là rispetto a cosa? Rispetto alla normativa, rispetto insomma a quello che c'è già, perché tanto già qui c'è. Uno dei temi che insomma è proprio alla base del progetto, delle idee dell'associazione Lotto Volante è proprio il diritto al lavoro della disabilità. Pensate che 20 anni fa è stata emanata la legge numero 68 che appunto riguardava, recava meglio le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Non è stato fatto granché, moltissimo sicuramente, però insomma se siamo qui questa sera a parlarne è perché evidentemente qualcos'altro ancora c'è da fare. Pensate, solo il 3,5 dei disabili
viene inserito nel mondo del lavoro in maniera continuativa, perché il problema è proprio qui. Spesso ci sono, insomma, in tutte le realtà territoriali delle belle iniziative, però sono a termine. Ecco, l'associazione Lotto Volante spera, si augura, che con l'interazione fra l'associazione stessa e i vari enti si possano appunto promuovere progetti che possano inserire i ragazzi nel mondo del lavoro semplicemente per un loro diritto, che è appunto il diritto al lavoro. Sì, adesso entriamo nel vivo della serata e lo facciamo con un video che ci introduce proprio il tema. Prego ragazzi, prego. Già, perché pensiamo a tutte queste cose, insomma. Allora, prima ho parlato di interazione tra le associazioni e anche tra le associazioni e il territorio, e quindi anche per porgere, insomma, il saluto del sindaco, vorrei invitare qui accanto a me Nicola Piccena, vice sindaco, e Marco Galante, consigliere regionale e membro della Commissione Sanità. Grazie, buonasera, grazie per essere. Buonasera a tutti e grazie per averci invitato qui stasera. Colgo l'occasione per portarvi saluti da parte del nostro sindaco, che è in viaggio proveniente da Arezzo per un convegno nazionale, dall'assessore l'assessore Lippolis, perché anche lei ha avuto un imprevisto e quindi ha delegato me questa sera. E l'occasione è importante per fare un punto di riflessione, perché già da quello che è stato rappresentato dalle immagini del cortometraggio che abbiamo visto poc'anzi, l'elemento cardine è l'uguaglianza, quindi mettere al centro della società questa uguaglianza e quindi agevolare coloro che spesso hanno qualche svantaggio in questo senso. Molto è stato fatto sul piano giuridico, perché le leggi recenti vanno nella direzione di rimuovere quelle limitazioni che consentono a tutti i cittadini di raggiungere quel principio di uguaglianza, e tanto altro ancora c'è da fare, perché è come se nella nostra società, parlo in generale, ci fossimo dimenticati di un pezzo. Quindi l'esigenza di andare a rimuovere tutte quelle barriere architettoniche che noi abbiamo nelle città, che creano anche una discriminazione sul piano del conseguimento di quei diritti di cui tutti i cittadini hanno bisogno, le leggi che vanno in questa direzione stanno facendo in modo che tutto questo possa essere rimosso. Io colgo l'occasione e ringrazio ancora una volta i promotori dell'associazione che questa sera si presenta ufficialmente, perché il messaggio che viene lanciato è molto forte, quindi l'impegno, l'animo da parte di questi cittadini che si stanno spendendo per evidenziare una problematica così importante come quella della disabilità, e soprattutto per instaurare quel dialogo interistituzionale affinché si possa raggiungere il famoso obiettivo di cui parlavo prima, che è quello dell'uguaglianza sociale in tutti i sensi, soprattutto accompagnare le persone per tutta la vita. È una esperienza molto forte che richiede una partecipazione assidua e soprattutto una collaborazione da parte delle istituzioni, che non devono mancare. Io colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare tutti quanti voi per averci invitato, perché siete venuti anche qui, e volevo citare una frase molto importante, perché è importante in una società civile in cui nessuno possa dire che nessuno possa raggiungere l'obiettivo desiderato dalla propria vita e nella propria affermazione dei propri diritti. Grazie. Buonasera, Marco Galante, grazie, la presentavo prima, consigliere regionale, nonché membro della Commissione Sanità. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io posso testimoniare che in effetti lo sforzo che stiamo facendo a livello legislativo è quello di permettere a tutte le associazioni di entrare in ogni luogo. E durante questo percorso in legislatura abbiamo ascoltato molte volte la difficoltà di trasmettere la normalità, di
di questa situazione che sicuramente negli anni la cultura ha cambiato nei cittadini, però la disabilità, diciamo, non è ancora vista come una cosa, come un percorso diverso da parte di alcuni cittadini che nascono e hanno un modo diverso di vedere il mondo, un modo diverso di affrontarlo, e a cui bisogna dare gli strumenti per poter entrare, come ha detto lei all'inizio, nel mondo del lavoro ed essere deputati alla stregua di tutti quanti gli altri. Ma il percorso più importante è quello appunto di educare alla disabilità, e noi ci siamo resi conto che bisogna partire dalle scuole elementari, far capire che, anzi o meglio, capire che loro non vedono questa differenza e cominciare a imparare da loro questa facilità nell'affrontare, diciamo, le diversità che per tantissimi forse negli anni è stato un problema e abbiamo creato problemi a chi vive questa disabilità. Lo sforzo ancora è enorme da fare, ci siamo occupati molto di autismo perché purtroppo anche lì non erano chiare le regole, non si aiutano le associazioni che si occupano di autismo, purtroppo esiste anche un problema di fondi. Noi stiamo, in questo caso siamo uniti nel poter aumentare il fondo della disabilità nazionale per permettere alle regioni e ai territori di investire di più nella scuola, di investire di più nelle associazioni e nel mondo del lavoro. Credo che, insomma, siamo sulla buona strada perché, diciamo, ripeto, io ho potuto percepire che i cambiamenti ce ne sono stati tantissimi rispetto a 20 anni fa, quando anche è entrata la legge, ad oggi, insomma, anche se lento, ma il percorso va avanti. Quindi non possiamo che ringraziare soprattutto chi, come le associazioni, si muovono da sole e poi naturalmente si spera negli strumenti sia finanziari che politici. Io quindi vi ringrazio di nuovo tutti e buona serata, grazie. Grazie, grazie a tutti. Io ho ringraziato tutti quanti voi inizialmente perché forse ho preso dal fatto emotivo, sono stato un pezzo, vi ringrazio personalmente, ringrazio anche il maestro che ha parlato del discorso universale della musica, e notavo proprio questo, che le note che ascoltavamo dall'altra parte sono le stesse che vengono suonate da tutti quanti gli altri. Grazie. Grazie, grazie mille. E per noi la vostra presenza qui è sicuramente un impegno a collaborare. Entriamo nel vivo della serata. Qual è appunto il tema della serata? Lo abbiamo già ampiamente detto, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità inquadrato in un continuo progetto di vita. Ecco, la parola chiave è proprio continuità. E allora, devo subito cedere la parola al presidente dell'associazione Lottovolante, che è la dottoressa Katia Lattarulo, dirigente medico presso... La presento un attimo, sì, dottoressa. Allora, dirigente medico, dicevo, presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con attività di responsabilità soprattutto nel campo dei disturbi del neurosviluppo e della loro diagnosi precoce. E, allora, innanzitutto buonasera, grazie, insomma, per questa bella serata e per questa, come dire, nuova realtà nel territorio, insomma. La domanda è: che cosa ti ha spinto a creare, a costituire questa associazione, ma soprattutto quali sono le finalità? Grazie, intanto saluto tutti, buonasera e vi ringrazio per la vostra presenza così numerosa. Io sono un medico, come diceva la professoressa Policoro, oltre che essere presidente di questa neonata associazione Lottovolante. Sono una neuropsichiatra infantile e nella mia quotidianità mi occupo della diagnosi precoce in età evolutiva, quindi una battaglia che cerchiamo con molta fatica di portare a termine quotidianamente proprio la diagnosi precoce. D'altra parte ci occupiamo tutti i giorni anche della disabilità, ma soprattutto della disabilità in età evolutiva, e quindi nell'infanzia e nell'adolescenza. E quando nella mia esperienza quotidiana mi ritrovo a dover salutare una persona con disabilità perché passa ai servizi per l'adulto, è sempre un momento critico questo, quello del passaggio all'età adulta, no? Nella fase di transizione. Questo saluto è un saluto pesante, è un saluto pesante sia perché le famiglie già cominciano a percepire delle difficoltà che presagiscono essere dietro l'angolo,
quando mi saluteranno e andranno ai servizi per gli adulti, e sia perché effettivamente anche i servizi non hanno dei percorsi precostituiti, non hanno strutturato dei percorsi codificati per il passaggio ai servizi degli adulti. Certo, uno di noi poi fa i propri sforzi perché questi passaggi siano dei passaggi indolori e dei passaggi anche ben comunicati ai servizi per gli adulti. Sono anche la mamma, la comunità mi conosce come la mamma di Alessandra, quindi ho nella mia vita una doppia identità, sempre e comunque. Sono la mamma di Alessandra, una giovane adulta con una disabilità prevalentemente cognitiva, e questo l'ho sempre considerato come un arricchimento anche proprio per la mia professione. Oggi però rappresento l'associazione Rotovolante, e quindi ho una terza identità, perché ci interessa rappresentare dei diritti inalienabili delle persone con disabilità, e i diritti inalienabili della partecipazione sociale piena, dell'inclusione lavorativa, e il diritto inalienabile del progetto di vita che debba durare tutto il ciclo di vita della persona con disabilità, che quindi non si debba fermare al progetto con la sua bella scadenza, ma debba poter continuare per tutta la sua vita. Questo perché mi sono resa conto che le persone con disabilità non vogliono essere delle zavorre per la società, vogliono essere persone attive, rendersi utili, vogliono essere riconosciute nel loro ruolo sociale, e noi non vogliamo lasciarli indietro, ed è per questo che è nata la nostra associazione. Ho preparato una piccola presentazione, ma solo perché sia più chiara la motivazione anche rispetto a quello che ho detto. Allora, la transizione è quella fase di passaggio di cui vi parlavo, è quella fase appunto che consente il passaggio dall'adolescenza alla vita adulta da parte della persona con disabilità. Purtroppo questa però non è una porta che si apre, è una porta che si chiude. Nella mia esperienza e nell'esperienza di tutti noi è una porta che comincia a chiudersi, e riflettendo effettivamente c'è il deserto dopo la scuola. C'è il deserto, quindi ci sono una serie di criticità di cui noi dobbiamo prendere coscienza inevitabilmente. Durante l'infanzia c'è un'attenzione quasi esclusiva all'istruzione e alla presa in carico sanitaria. C'è un'assenza di una progettualità educativa del lungo periodo. Nessuno pensa al bambino come ad un adulto del futuro. Nella fase di transizione l'integrazione sociale poi è affidata al buon cuore di qualche sporadico amico. Ma il presente del bambino disabile prepara davvero per il futuro? I servizi si interrogano davvero sulla prospettiva di vita? Nella fase giovane adulta ci sono risposte al momento solo di tipo assistenziale, però siamo sicuri che sia questo quello di cui hanno bisogno le persone con disabilità? Ci siamo chiesti che cosa faranno da grandi queste persone. La disabilità nel suo approccio di tipo medico è visto come un disturbo, come una malattia, e quindi come qualcosa che debba essere trattata per portare alla guarigione. E quindi su questo naturalmente si costruiscono una serie di pregiudizi, perché il disabile è una persona limitata, è una persona malata, è una persona che va curata. E naturalmente capite bene che tutto ciò determina e rafforza lo stigma. Poi c'è chi invece si approccia alla disabilità attraverso un atteggiamento di tipo sociale, e quindi la disabilità è una interazione tra il deficit della persona che esiste e nessuno intende negare e l'ambiente circostante, cioè l'ambiente considerato come una parte della sua disabilità. E questo è un concetto importante, perché una persona con disabilità è disabile in maniera diversa a seconda dell'ambiente nel quale si trova. Cioè l'ambiente adattato, quello friendly, quello che conosce, quello che si accomoda e si adatta, è meno disabilitante. Quindi capite bene che l'ambiente è estremamente determinante nella quantità della disabilità, nel livello di disabilità della persona. Ci sono, come diceva anche il vice sindaco, una serie di leggi che tutelano i diritti esigibili in tema di disabilità, dalla Costituzione, la legge 104, la legge 162 del 98, la legge
68 del 99 sul collocamento mirato, e poi c'è la Convenzione ONU, sulla quale mi soffermerò brevemente. Ma le cose, le leggi, diciamo così, che trovo fondamentali a questo proposito sono la legge 328 sul progetto di vita, che addirittura definisce il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, e poi la legge, la legge del durante e dopo di noi. Quindi che cos'è questo progetto di vita? Si parla di progetto di vita, ma che cos'è? È un insieme organizzato delle risposte, degli interventi che si accompagnano, che accompagnano la persona disabile in tutti i suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni, perché i bisogni cambiano durante il suo percorso di vita, con l'obiettivo di garantirgli la più alta qualità di vita possibile. La Convenzione ONU perché è importante? È un documento rivoluzionario del nuovo millennio, perché raccoglie l'adesione di 192 paesi mondiali ed è una carta dei diritti umani della persona con disabilità. Primo perché il 10-15% della popolazione mondiale ha una disabilità, e poi richiede un impegno da parte di diversi paesi del mondo al rispetto di diritti inalienabili. La situazione italiana non è assolutamente messa meglio, ci sono 4 milioni di disabili con età superiore ai 15 anni, di cui soltanto la metà è impegnata in attività di svago, la metà è proprio poco, solo il 20% hanno un'occupazione. Poi va considerata la psicopatologia associata, il 17% di loro ha un disturbo depressivo associato contro l'1% della popolazione non disabile, e si è visto che nelle province in cui l'inclusione è maggiore la disabilità associata alla psicopatologia è più bassa. Quindi che cosa emerge? Emerge che le persone con disabilità sono una popolazione marginalizzata perché poco coinvolta, e una popolazione vulnerabile perché è esposta ad avere maggiormente una psicopatologia associata, soprattutto se non c'è inclusione. Parla di diritti, il diritto alla dignità, il diritto all'autonomia individuale e indipendenza, l'uguaglianza, il sostegno e la non sostituzione, perché sostenere non vuol dire sostituirsi alla persona disabile, la libertà di fare le proprie scelte, comprese sia la libertà di fare delle scelte rivolte a persone con un livello di disabilità più basso, sia rivolte a persone che hanno bisogno di sostegno più intenso. Che cosa dice? Dice che gli stati parti si devono impegnare ad assicurare l'accessibilità dell'ambiente, dell'informazione, l'accessibilità quindi anche dei trasporti, devono provvedere a un accomodamento ragionevole, che è l'adattamento, perché è inevitabile pensare che l'ambiente debba essere freddo, debba essere adattato. Si impegna ad assicurare il pieno godimento del diritto alla partecipazione, il pieno sviluppo del potenziale del massimo livello di autonomia possibile. Devono garantire l'istruzione e la formazione non solo della persona disabile, ma anche di chi si occupa della persona con disabilità, e devono provvedere anche all'occupazione, perché l'occupazione è un predittore positivo della qualità di vita del soggetto con disabilità, perché il soggetto con disabilità si sente utile, come ciascuno di noi, si sente utile e si sente riconosciuto da un punto di vista sociale. Quindi vedete che il soggetto con disabilità non è più visto come l'oggetto di carità, di cure mediche e di protezione sociale, ma si tratta di soggetti che hanno dei diritti, hanno il diritto di reclamare i propri diritti, hanno il diritto di prendere delle decisioni per la propria vita e di contribuire attivamente alla società. È centrale la partecipazione che viene agita attraverso l'inclusione lavorativa, attraverso delle relazioni sentimentali significative, attraverso l'inclusione in situazioni ricreative, in situazioni sportive, nell'autoaffermazione, fare delle scelte. E tutto ciò deve dialogare necessariamente con la possibilità di avere il maggiore livello di autonomia possibile per quella persona, con i giusti supporti, con i giusti sostegni. Quindi, che cosa intendiamo noi come progetto di vita? Elaborare un percorso che
comprenda un attento assessment, quindi una valutazione della persona con disabilità. Deve essere proprio valutata e conosciuta nel suo bisogno specifico. Devono essere adoperati dei piani educativi specifici che nel tempo conducano quella persona ad acquisire le giuste competenze per poter essere incluso anche da un punto di vista lavorativo. Comprende una valutazione ecologica e l'accomodamento e quindi l'adattamento necessario. Comprende una valutazione dei servizi possibili, quindi del territorio. Comprende un monitoraggio e una rimodulazione del progetto nel corso dei vari cicli di vita. Quindi non è qualcosa di statico, non è una fotografia istantanea che si riferisce ad un momento. È qualcosa che deve subire necessariamente dei cambiamenti, delle modifiche a seconda del ciclo di vita in cui quella persona si trova. Quindi per noi è necessario cambiare la prospettiva, cioè noi dobbiamo cominciare a pensare agli adulti sin da quando sono piccoli. Noi dobbiamo evitare che alcuni contesti educativi diventino delle aree di parcheggio. Non dobbiamo basare i programmi di intervento sulla costruzione di misure segreganti o meramente assistenziali. Dobbiamo pensare a una formazione professionale già durante il periodo scolastico. Quindi la scuola non ci serve solo ed esclusivamente per i contatti sociali, ci serve proprio per dare quelle competenze che serviranno a quella persona nella sua vita futura. Noi dobbiamo pensare agli adulti da piccoli, dobbiamo poi lavorare facendo creando un dialogo con i servizi, perché solo un lavoro di squadra può portare avanti un impegno di questo tipo. Quindi noi chi siamo, ritornando alla nostra associazione? Noi abbiamo la visione di una società inclusiva e poi noi crediamo che sia importante riconoscere questi diritti e noi crediamo che questi diritti debbano essere rappresentati in urgenza. Non possiamo aspettare. Noi vogliamo dare visibilità alla disabilità e al diritto all'inclusione lavorativa. E vogliamo descrivere anche a voi i bisogni delle persone disabili, perché loro non sempre possono autorappresentarsi. Vogliamo sensibilizzarvi poi e sensibilizzare i servizi alla consapevolezza. Vogliamo evitare che ci siano delle conoscenze approssimative, ma vogliamo che ci siano le giuste conoscenze. Vogliamo uscire poi dalla logica assistenziale e vogliamo fare in modo che i programmi si occupino delle autonomie di queste persone. Poi vogliamo sostenere la necessità di una progettualità strutturata che non abbia scadenze e che non stia col cronometro. Per questo vorremmo che progetti come Integriamoli e progetti come Overseas durino di più, siano più lunghi. Poi vogliamo anche evitare gli stigmi, anche perché, come diceva Basaglia, visto da vicino nessuno è normale. Grazie. Grazie, 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 grazie. Adesso invece mi metto qui accanto a Michele Pacciano, giornalista e mio amico e negli ultimi tempi anche maestro di vita, insomma, da quello che mi dice. Allora, Michele, senti, volevo farti una domanda. Quando io assistevo, insomma, alle lezioni di pedagogia speciale, la mia professoressa mi diceva che una persona può nascere con una menomazione, anch'io in un certo modo no, ho gli occhiali, quindi ho questa menomazione, poi diventa disabilità a livello individuale e poi però la società crea l'handicap, cioè crea lo svantaggio. Adesso quello che ti voglio chiedere è, tu sei nato a Ginosa, il tuo progetto di vita è stato efficiato dal tuo luogo di nascita? Se fossi nato, non so, a Milano, sarebbe stato diverso? Ginosa ha molte criticità, però Ginosa per me è stato un idolo al quale poter volare. Scusate la raffreddine, ma sono molto raffreddato e vi assicuro che anche un raffreddore può diventare un cataclisma per una persona disabile che magari non ha che i fessi per prendere il fazzoletto come fa una persona non votata. No, non mi serve adesso.
me l'avrei chiesto, che i disabili latini erano molto precisi. I latini per stigmatizzare la parola chiedere avevano due verbi. Quello che significa chiedere con preghiera e peto che significa invece chiedere per ottenere. I disabili, anche per lo stigma di cui parlava Katia prima, sono stati sempre abituati a chiedere con preghiera, con cappello in mano, perché i loro dotati dovevano sentirsi buoni, come sono belli i disabili. No, i disabili non sono belli. I disabili a volte rompono le scatole. I disabili a volte non sai come li devi trattare, perché i disabili hanno bisogni particolari e ogni disabile ha un bisogno particolare. Io personalmente sono una persona molto fortunata, perché attorno a me, quando ancora non si parlava di progetto di vita, c'è stato un gruppo di persone. Non utile i miei genitori, vi assicuro che affrontare un problema di disabilità neuromotoria come la mia, per un genitore, qualunque sia il suo background culturale, qualunque sia il suo approccio, è una deflagrazione termonucleare mondiale. Non ci prendiamo in giro, non diciamo, perché io sono stato molto amato, ma niente mi poteva garantire il fatto che lo sarei stato. Io potevo finire in un istituto, come tanti altri che ci sono finiti. Io sono quello che sono, perché gli altri hanno rischiato per me. Non ho rischiato io, a 20 anni, quando si vuole andare all'università come tutti gli altri, e dice a tuo padre, papà, io devo andare all'università come gli altri. E devo andare all'università lontano da qui, perché qui non ci voglio stare adesso. Mio padre mi disse, va bene, vai, dove vuoi. E però i rischi che questo comportava li conosceva lui. Allora, è come quando un figlio non mototato, quello che mi deve insegnare ad andare in bicicletta o guidare la macchina. Perché tuo padre sa quelli che sono i rischi, tu a 20 anni non li conosci, ma perché hai 20 anni? E più sei disabile. E mio padre mi ha fatto andare da solo all'università. Mi ha fatto andare da solo all'università. Poi ha detto un'altra panzana terribile. Papà, voglio fare il giornalista. Ma sei pazza a voler fare il giornalista, ma finiscila. Come ti fai a muovere? Come farai a farlo? Vabbè. Dice, lo vuoi fare dentro? Io all'università avevo trovato un amico che era tutto il contrario di me, perché io sono basso, brutto, con la barba, sono di veluccio d'acqua. Questo invece era bellissimo, biondo con gli occhiali bruni e figlio di un duca tedesco. Quindi eravamo all'Università di Modena, perché io il primo anno l'ho fatto a Modena, poi sono tornato a Bari per difficoltà logistiche. Questo era il mio contrario. Quando gli altri ragazzi avevano assento la bicicletta, questo già aveva il 190, il Mercedes 190, quello che cantava Pino Daniele, volevo un Mercedes bianco per andare in giro. Quando io ho finito l'università in maniera anche abbastanza rocambolesca, perché a me di giurisprudenza non me ne fregava niente, mai. E come però diceva Carofiglio, quando i ragazzi di buona famiglia del sud non sanno che fanno giurisprudenza, io l'ho fatta anche bene. Però io quello che volevo fare, sapevo solo una cosa nella vita, che volevo scrivere. Anche questo ragazzo, bello e fascinoso, è entrato nel mio progetto di vita. Sapete come ha fatto a entrare? Perché mi ha telefonato e mi ha... Scusate. Mi ha detto, ma tu una volta non mi avevi detto che volevi fare il giornalista? Sì, mio padre ha curato il giornale, adesso vieni a Napoli, ti faccio il contatto e diventi giornalista.
Cioè non succede né in nessun paese del mondo che si prende un praticante a buio e peraltro si prende un praticante disabile a buio. Non lo so perché a me è successo, forse perché avevo la forza di propormi, di andare e di dire voglio fare questo. Però quelli che vanno elogiati non sono io, sono quelli che mi hanno aiutato ad essere quello che sono. Il progetto di vita è questo, è trovare i metodi giusti per fare in modo che un disabile abbia una vita degna, non venga di essere vissuta, perché tutte le vite sono degne di essere vissute, attenzione, ma che sia vissuta in pienezza. Io quando sono arrivato a scuola, nel 74, non si parlava proprio di interazione delle persone disabili e né di sostegno. Io sono arrivato a scuola con un qualsiasi altro bambino che arrivasse a scuola, ma a scuola elementare ho trovato la prima barriera, cioè mi sono sentito disabile, perché a casa nessuno mi faceva sentire disabile, o comunque a casa certe dinamiche vengono ovattate e tutti lo sappiamo. Quando sono arrivato a scuola, tra l'altro grazie a una maestra molto brava, Daniela Tritto, che è stata la mia maestra elementare, io cominciavo a vedere gli altri che cominciavano a colorare, gli altri che cominciavano a scrivere e io che non ero in grado di farlo, perché la mia manualità fine non c'è, cioè la mia sinapsi legata alla manualità fine non esiste, no? È proprio è come se fosse la centralina bruciata del computer. Il cervello è un computer. E ci sono alcune sinapsi che in me, quelle legate al movimento e in parte alla percezione, non funzionano, sono vibrate. E quindi io vedevo gli altri che scrivevano, ma io non potevo scrivere. A un certo punto, mio padre, di concerto con gli psicologi, perché questo è importante, gli psicologi sono stati una figura importantissima nel mio percorso di vita, ma sempre molto defilata, perché nessuno mi ha fatto pensare il fatto di avere diverse esigenze. E mi disse, perché non proviamo con la macchina da scrivere? Io ho cominciato a scrivere con una Olivetti lettera 32, poi mi sono innamorato di Montana e lì e poi è venuto il resto, cioè il disastro, di fare il giornalista, di arrivare in Rai, di fare quello che faccio adesso. Perché adesso ho diversi uffici stampa, tra i quali l'ufficio stampa della più grossa realtà di cura della disabilità grave sul territorio, che è lo SPAEM. Grazie Michele. Tu hai detto, no, perché magari ho ottenuto tante cose, forse perché tu hai usato il verbo peto e non quello, forse perché hai chiesto con forza come continui a fare. Allora, adesso invece è il momento di ascoltare un brano alla chitarra, chiedo scusa, e quindi accogliamo con un applauso Francesca Melchiorre. Che ci farà ascoltare. E vorrei ringraziare il dottor Giovanni Ranaldo, che è presidente dell'azienda Ionica Bio, e che oltre insomma, a questo e quei prodotti che potremo anche qui degustare, ci saranno distribuiti, giusto? E, un ringraziamento particolare perché è un attivo sostenitore di questa associazione, nonché, come prima abbiamo detto, sponsor della serata. Grazie, dottor Ranaldo. Allora, adesso invece passiamo la parola ad Agostino Gigante, che è un artigiano. La domanda che viene spontanea, mi consenta, è che ci fa un artigiano in un'associazione di questo genere? Buonasera a tutti. Beh, un artigiano è, come dire, un compito di questa associazione, anche perché con la dottoressa Katia Caruso eravamo colleghi fino al 1756, quando i parrucchieri, oggi ma barbieri all'epoca, erano dottori, tiravano le mole. Facevano estalasso, operavano piccole operazioni
e poi siamo stati scissi da Giorgio d'Inghilterra e ci siamo persi. E guarda caso ci siamo trovati oggi, in questo cammino. A parte questo cenno storico, volevo invitare i commercianti, gli artigiani di questa comunità Ginosa, di Ginosa Marina, diciamo, ad avvicinarsi con l'intento di far crescere un'idea, un progetto. Noi ci crediamo, non ne sarà facile, ma non impossibile. Per questo il mio, oltre a essere un membro, no, del gruppo, sono un artigiano, vivo su questo territorio da tanti anni, con un'attività da tanti anni, sto sperimentando anch'io questo percorso con una ragazza e mi piacerebbe continuare. Non è facile, come dicevo, come diceva appunto il dottor Esatto, però bisogna, come dire, muoversi, non possiamo più perdere tempo e invito a questo punto artigiani, commercianti, aziende della nostra comunità, Marina di Ginosa e di Ginosa, a dare un'opportunità e magari, chissà, domani cosa ne può venire fuori. Grazie a tutti. Con Raffaella Sant'Antonio, che è un assistente sociale specialista che opera nel nostro territorio. E Raffaella, vorrei chiederti, dopo aver sentito tutto questo, da dove parte questa associazione? Buonasera a tutti. Sicuramente dopo aver sentito tutti questi interventi, molto che mi sento anche di aggiungere che parlare di lavoro per disabili e inserimento lavorativo non dovrebbe essere semplicemente uno sgocciolare di leggi e obblighi aziendali, ma sarebbe importante anche iniziare ad ascoltare, quindi dar voce, anche ad imprenditori che hanno deciso di inserire nel loro team lavoratori disabili, perché soltanto così significherebbe dar voce, quindi parlare, approcciare con onestà un argomento che spesso è ancora letto soltanto attraverso la lente degli obblighi che un'azienda ha nel dover assumere e quindi inserire nel proprio team appunto lavoratori disabili. Detto ciò, sicuramente il territorio ginosino non è mai stato insensibile a questa tematica. Infatti possiamo ricordare che già anni fa l'amministrazione all'epoca in carica ha attivato stage lavorativi per due ragazze disabili che ha inserito in strutture per l'infanzia e l'adolescenza del territorio ginosino, prevedendo per loro un rimborso spese e anche ovviamente l'attivazione di assicurazioni spettanti ad ogni lavoratore. Successivamente questa esperienza ha visto protagonisti, anche ancora attualmente, grazie all'associazione Lions e le Gravine di Ginosa, con il progetto Integriamoli, due ragazze disabili inserite addirittura nel senso in realtà scolastiche attraverso delle convenzioni. Se poi vogliamo considerare l'ente pubblico quale comune, sicuramente nell'ambito 41, quale sappiamo tutti che Ginosa è il comune capofila, sono attivi diversi progetti grazie all'avviso pubblico del PROVI della Regione Puglia. Questo progetto è un appunto PROVI, è l'acronimo di progetto di vita indipendente e ha la finalità di promuovere progetti di vita indipendente individualizzati in favore di persone con disabilità, finanziando l'assunzione di un assistente personale e anche l'acquisto di ausili domotica e ausili informatici utili all'autonomia e all'inclusione sociolavorativa dei soggetti. E posso dire che nell'ambito di Taranto 1 e quindi nell'ambito Ginosa e paesi che sono inseriti nell'ambito, sono parecchi i soggetti che beneficiano di questo progetto.
In seguito il Comune di Ginosa, nella persona dell'assessora ai servizi sociali, dottoressa Romana Nicolis, in sinergia ovviamente con l'ufficio dei servizi sociali, per il primo anno ha attivato il progetto Overdis, che ha dato la possibilità a diversi ragazzi disabili di intraprendere un'esperienza lavorativa in vari settori, a seconda ovviamente delle loro attitudini, delle loro capacità. Inoltre non è sicuramente da sottovalutare la sensibilità di artigiani, di imprenditori che hanno già sul territorio ginosino intrapreso l'esperienza di inserire all'interno della loro attività una persona, un ragazzo con disabilità. Premesso tutto ciò, e come è stato già anticipato, l'associazione Lotto Volante ha l'obiettivo ambizioso di andare un po' più in là, facendo sì che i disabili diventino attivi protagonisti della vita attraverso il lavoro, potenziando percorsi educativi individualizzati che mirano ad una maggiore autonomia, a una maggiore partecipazione, in uno spazio però di tempo molto più ampio e più a lungo che si possa. Perché tutti sappiamo che a meno di un'assunzione a tempo indeterminato, che sicuramente ad oggi rappresenta un'eccezione e non un'esperienza standard, l'inclusione lavorativa di un ragazzo disabile ha una durata molto breve, molto spesso soltanto alcuni mesi. E questo, a nostro avviso, non va nella direzione del rispetto del diritto e neanche nel rispetto della dignità della persona. Quindi noi dell'associazione non popolante, nella consapevolezza che tutto finisce troppo in fretta e domani, se ci riusciamo, dovremo cominciare nuovamente a lottare e quindi lavorare per il raggiungimento di questo obiettivo, ci siamo costituiti e quindi siamo presenti sul territorio per dare risposta a un'esigenza concreta di occupazione di giovani disabili, e sicuramente non vogliamo sminuire o vanificare quanto è stato già fatto, ma anzi farne il tesoro per andare un po' più in là, ecco, e quindi ovviamente tenendo alla base la normativa che precedentemente la dottoressa Lattarullo citava, e per renderla attuabile nel nostro territorio, che se consideriamo ovviamente il territorio di Ginosa e Marina di Ginosa, sicuramente può offrire tante opportunità nei diversi settori, quale può essere il turismo, quale può essere l'agricoltura, quale può essere l'artigianato, quale può essere il terzo settore. E noi vogliamo partire proprio con una mappatura di questo territorio per poi arrivare ad incontrare il terzo settore, quali le associazioni, le cooperative sociali, incontrare i servizi socioeducativi presenti sul territorio, i servizi sanitari, anche magari il centro per l'impiego, perché precedentemente è stata citata anche la legge che norma il collocamento mirato, e anche l'ente locale che ha già mostrato la sua disponibilità ad avviare un percorso costruttivo per la lettura di questo bisogno e anche la presa in carico della persona con disabilità con programmi individualizzati. Con l'ente locale sono già stati presi contatti e è già in programma un tavolo tecnico al fine di costruire una rete che per noi è fondamentale per andare un po' più in là. Sicuramente prerogativa per l'inserimento lavorativo non soltanto per i ragazzi disabili, ma per ogni possibile lavoratore, è la formazione e la professionalizzazione di ogni soggetto, quindi noi ci teniamo particolarmente anche a questo. Concludo il mio intervento dicendo che sicuramente le finalità del lavoro possono essere molteplici, quali la produttività, l'apprendimento di nuove abilità, l'integrazione, la socializzazione, ma senza voler sconfinare nell'antropologia, il lavoro, come è stato anche già accennato, è pur sempre un bisogno. E l'uomo va permeabile perché sa costruire, ma è anche disabile perché può farlo con modalità diverse. E noi dell'associazione Lotto Volante è proprio da qui che vogliamo partire. Grazie. Grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi devo fare dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio i rappresentanti delle associazioni che qui questa sera
che hanno partecipato a questa serata. Ringrazio l'ANFAS di Ginosa, ringrazio anche le hostess che rispondono al nome di Natascia De Biaso, Tamara De Biaso, Teresa Marino, Giovanna Vinci, Alessandra Serra e Andrea Pollicolo. Ringrazio per il service Salvatore Costantino e per la dopo floreale invece Nenza Perrone. Grazie a tutti, grazie quindi anche ai nostri giuratori. Qui per adesso, veramente grazie alle autorità. E vorrei qui accanto a me adesso il dottor Ranaldo, che non si aspettava che sarà così in chiusura, ma in realtà era una finta. Allora, devo prendere... Sì, chiedo scusa. Prego, prego. Allora, innanzitutto grazie, perché insomma sostenere un'associazione è encomiabile. Grazie Andrea. Allora, questo è per lei, da parte dell'associazione. Vorrei che le lo offrisse, in modo che leggiamo a tutti questo messaggio che l'associazione ha scritto per lei. Allora, a Ionica Bio per il supporto offerto e per la vicinanza agli intenti sociali dell'associazione, la nostra immensa gratitudine. Grazie. Grazie, io avevo detto che forse il mio intervento non era necessario, perché era forse più utile e necessario parlare di quelle che sono le finalità di questa associazione. Che dire, quando l'inverno scorso con Michele, con Katia, abbiamo con Agostino, abbiamo parlato di queste cose, io ho detto che tranquillamente la nostra azienda sarebbe stata vicina nei limiti del possibile, anche perché loro parlavano di includere questi ragazzi, questi giovani, in progetti attinenti all'agricoltura. Sono sempre dello stesso parere, anche perché la nostra associazione, che in fondo è un'associazione di produttori, fa della mutualità un cardine fondamentale della propria vita. Ecco, questa mutualità, quando abbiamo la possibilità di portarla anche al di fuori della nostra base sociale, per noi è un motivo di orgoglio e di dovere civico nei confronti del nostro territorio. Quindi, come altre volte abbiamo fatto, insomma, cerchiamo di essere presenti, magari senza apparire molto, perché diciamo che queste cose si fanno perché si sentono, non perché si debba apparire. Grazie. Ecco, questi prodotti poi insomma saranno così offerti a voi, quindi insomma degusteremo i prodotti di questa azienda Ionica Bio. Allora, vorrei qui accanto a me la professoressa Francesca Mecchione per chiudere questa serata, e dobbiamo quindi ringraziare i nostri ospiti. Agostino, vuoi guidarmi tu in questa... Sì, allora ringraziamo subito il dottor Di Santo. Dobbiamo fare una piccola donazione alla casa editrice, ma solo perché ci sono persone con disabilità che ci lavorano. C'è un omaggio floreale, vediamo. Grazie Andrea, prego, vieni, tesoro. Per la dottoressa. E allora, quindi insomma io però diciamo anche grazie a Michele Macciano, alla dottoressa Landaruro, ancora dopo Di Santo, alla dottoressa Rea, a Raffaella, ringraziamo anche la professoressa Francesca Melchiorre che ci farà adesso ascoltare due brani, East the Rain e Moon River. Prima però di concludere, perché penso che insomma, la nostra serata finisca qui, vorrei lasciarvi con questa frase: se lavoriamo sui nostri obiettivi, i nostri obiettivi lavoreranno per noi. Se lavoriamo sul nostro progetto, il nostro progetto lavorerà per noi. Qualsiasi buona cosa noi costruiamo, finisce per costruirci. Grazie, grazie a tutti. In bocca al lupo a questa associazione. E grazie a Francesca. Prego, professore.
Allora, stai con me, chiudiamo insieme a te, io credo che possiamo congedarci. Sì, qui posso salutare, passo il microfono. Grazie a te, grazie come sempre, sei sempre vicina. Quando ti chiamo sei grande. Le tante manifestazioni che abbiamo fatto insieme è stata sempre una tua. Però anche per te, cara grazia, c'è un. Da una buona ricorda. Grazie a tutti, e questo lo dici tu, c'è la compagnia. Ah sì, perché adesso insomma le ragazze sì, lo facciamo qui, distribuiranno questi prodotti della dieta, che dicevo io lì via, e allora credo che veramente adesso sia arrivato il momento del commiato. Grazie di quello che avete fatto con la vostra presenza, grazie di quello che volete fare, incoraggiando con la vostra partecipazione, con le vostre idee, l'associazione Lotto Volante, a cui auguriamo un percorso radioso. Grazie.